Ciao ragazzi, nuovo video in collaborazione con Mary del canale X Mary su YouTube. Un bacio tesoro, un abbraccio, bellissima e bravissima. Se non la conoscete vi lascio il link giù nell'info box per andare al suo canale. Preferiti dell'estate, iniziamo subito. Mi sono scritta un po' di cose da farvi vedere perché sennò parlo solo e non va bene. Iniziamo. Allora, palette più usata, mi sono truccata pochissimo d'estate perché col caldo, non sopportando il caldo, mi trucco poco. Con questa palette qui mi sono truccata, sempre questa palette, uso tutto l'anno, sinceramente mi piace un sacco. I Love Makeup Pink Fizz, tipo con Too Faced, ma costa molto meno, l'ho pagata 6 euro mi sembra, sì, da OVS, la trovate forse ancora. I nomi scritti, ha un mega specchio qui e poi questi sono tutti i colori, quelli più swatchati. Ho usato tantissimo questo qui rosa che è glitterato, tutti quasi glitterati, direi tutti glitterati. Bellissima questa palette, quelli più swatchati sono quelli che ho usato tantissimo, che sono chiari e sono veramente molto scriventi, molto molto duraturi anche senza base, primer, cose varie. Bellissima questa palette, super economica, anche se mi sono truccata pochissimo con questo pennellino qui, ve lo faccio anche vedere il pennellino, questo qua. Poi, rossetto e smalto più usato d'estate. Allora, rossetto più usato anche se non è estivo per niente, mi piaceva, l'ho quasi finito e adesso non ce l'ho, non l'ho messo oggi, vabbè. Mi piace tantissimo questo qui. È autunnale perché Anika Makeup 7 Days si chiama, bello il packaging. La mia prima collaborazione, a parte Cotton Plus su YouTube. È quasi finito, è marrone, il rossetto non è per niente estivo, ma a me piace tantissimo, cremoso, dura tanto, mi piace un sacco, veramente tantissimo questo rossetto meraviglioso. È quasi finito, non è estivo, ma a me piace, quindi questo qui, quando mi truccavo per uscire, mettevo questo qui, anche per fare i video in casa, mettevo quello lì, rossetto. E come smalto sto usando e uso sempre questo qui, dell'Astra, regalato dalla mia amica Pina, Gel Lasting Gel Effect, smalto, bellissimo, numero 12, 5 Free Like Nail Polish, bellissimo, il packaging è rotondo, è quasi finito perché ci sono un po' di striature nel barattolo, vuol dire che lo sto finendo, vedete, bellissimo, dura 3 giorni, mi piace tantissimo, numero 12 dell'Astra, sì, ok, grazie Pina, rosso, io adoro gli smalti rossi, ne ho altri 3, ha un maxi pennello ed è veramente molto molto bello, riempie benissimo tutta l'unghia, mi piace perché è un rosso lucido. È un rosso classico ma lucido e elegante. Mi piace il rosso, lo sapete. Ma per chi non lo sapesse, adesso lo sa. Adoro il rosso. La maglia rossa regalata da mia madre. Questa qui larghissima, lunghissima. Grazie mamma. Smalto rosso, muro rosso. Tutto rosso. Adoro il rosso. Poi, crema o maschera viso più usata. Allora, questa qui l'ho usata tantissimo. La sto usando ancora adesso. L'ho già comprata l'anno scorso. Mi piace tanto. Ve la straconsiglio da Lidl. Face Mask. Ce n'erano anche altre tipologie. 50 ml, questa qui è al pompelmo rosa ed è buonissima, dolcissima, fresca, gelatinosa perché è maschera gel, ovviamente. Però ha un profumo bellissimo, paradisiaco, super estivo, quindi top. Anche adesso che non siamo più d'estate, che siamo già a settembre, la uso ancora, la voglio finire. Molto molto valida. Questa qui è una crema viso che ho comprato da Lidl, packaging verde, crema idratante e rinfrescante, limited edition. Fantastica questa, adesso da Lidl c'è anche quella col packaging giallo, ha un buonissimo profumo, la sto usando da poco perché l'ho comprata ad agosto, cioè da poco, quasi finita. Patisce un po' il caldo, quindi mi sa che non va bene se patisce il caldo, però vedete, è quasi finita, quasi, ci va ancora un po' prima che finisca, però comunque mi piace tanto, è una crema che uso sia sul viso che sulle gambe dopo la doccia e anche sui piedi. Poi l'ho comprata un'altra per i piedi, ma comunque va bene. D'estate questa qui l'ho usata soprattutto dopo la doccia. Quando tornavo a casa che sudavo tantissimo, dopo la doccia mi riempivo di questa crema e mi piace tantissimo. Alla sera mettermi le creme, anche adesso che sta arrivando il freddo, adoro riempirmi di crema. Quella lì mi piace tantissimo come profumo ed è un'ottima crema, valida, anche se i prodotti della Nivea di solito a me non piacciono, ma questa qui mi piace, anche costata poco. Poi, scarpe, sì, più usate. Allora, queste qui. Per stare in casa cammino con l'infradito, non esco con l'infradito perché non mi piace camminare in giro per la strada con l'infradito. Queste qua le ho prese da Piazza Italia, comodissime per stare in casa. Erano anni che non mettevo più l'infradito. E queste scarpe qui per uscire, o se no le scarpe da ginnastica, quelle blu che ho preso da Piazza Italia, che le avete già viste. Perdono un po' tutti i pezzi queste scarpe perché sono in paglia. Le ho prese da Lidl, sono espadrillas, come si dice, non lo so, comunque queste. Sono basse, ci sono anche più alte, ma mi piacciono già così.
Non bisogna camminare troppo perché già stare magari 6-7 ore in piedi con queste scarpe qui per me non sono tanto comode, però se ci camminate solo un paio di ore va bene. Sono legate alla caviglia, così col cinturino, bellissime, da Lidl l'anno scorso mi sembra che lo comprate. C'erano sia blu che nere, le ho prese nere perché mi piace sia il rosso che il nero come colori. Sono abbastanza comode, sono carine, estive, senza calze, queste qui stranamente senza calze. Le ballerine mi avete detto mettile senza calze, ma io non riesco. E con i fantasmini ho notato che mi dà fastidio, le unghie dei piedi col fantasmino mi danno fastidio e quindi non posso fare nient'altro che mettere le calze nelle ballerine. Lo so che voi mi dite non va bene, fa schifo come ti vesti di qua e di là, però le ballerine io senza calze non riesco a metterle. Uno perché mi danno fastidio i piedi e due i fantasmini mi danno fastidio e le calze nere lo so che con le ballerine faccio schifo, non va bene, però o così o niente. Ho messo anche le ballerine, sì, e le sto mettendo anche adesso, comunque sono abbastanza comode, prese anche quelle al Lidl. Io non seguo la moda, cioè, criticatemi pure, io non seguo la moda, le ballerine lo so che vanno messe senza calze o con le calze color carne che non si vede il piede, che non si vede la calza, eccetera, eccetera. No. Io vado in giro stando bene io, ecco, non facendo la sfilata di moda, appunto. Andiamo avanti. Scarpe, sì, borsa più usata. Questa qui, rosa, questa qui, con la tracolla, lunghissima, bellissima, mi piace un sacco, anche se è cinese, chi se ne frega, bellissima. Una pochette, perché io la chiamo pochette, le borse piccole le chiamo pochette, anche se non sono clutch da sera, non sono quelle piccole da portare a mano. Questa qui si può portare sia tipo postino, da mettere così, che pende, oppure a tracolla, oppure anche a mano, mettete via tutta questa catena, la mettete nella borsa e la tenete anche così. Va bene anche così da sera. Mi piace tantissimo. Uno, il colore. Due, il prezzo. L'ho pagata 4-5 euro l'anno scorso, l'ho comprata. E poi mi piace che ha questi disegni, questi oggetti sopra. La stellina, l'altra stellina, la chiave qua. Le ciliegie bellissime. E qua ha perso anche un pezzo. Questa parte qui doveva esserci l'altra stanghetta, però vabbè. Mi piace tantissimo. È piccola, ma ci sta il mondo qua dentro. Fazzoletti, tutto quello che serve qui dentro ci sta, ve l'ho già fatta vedere, è parecchio, molto vecchia direi, però mi piace, finché non si rompe del tutto, che non cade in mille pezzi, questa qui è la mia borsa più usata d'estate, non vedo l'ora di usare la giacca di pelle che ce l'ho qua dietro. Comunque, deodorante ve lo faccio vedere, profumo deodorante più usato, questo qui, Nectar of Beauty, da gennaio che lo uso, mi piace. All'estratto di fiore di Fresia, ve lo straconsiglio. Roll-on al Carrefour lo trovate. Mi piace, economico. L'ho comprato l'anno scorso. Non me ne piacciono altri. Quelli della Dove non mi piacciono. Quelli della Borotalco Spray sono chimici, non mi piacciono. Quelli del Lidl, li ho provati tutti. I deodoranti del Lidl, quasi tutti, ma non mi piacciono. Sono chimici, hanno degli odori pazzeschi. Non mi piacciono. Questo qui, Lady Sugar, è un profumo molto valido che sto centellinando per paura di finirlo perché poi magari non lo trovo più, che mi sembra che all'Eurospin l'anno scorso che sono andata era in edizione limitata, quindi questo qui mi piace tanto. È un bellissimo packaging, profumo liquido arancione, tappo così, Eau de Toilette, 100 ml se non sbaglio, fiore di magnolia dell'Eurospin, forse lo trovate ancora. Anche avevo preso un profumo all'Eurospin forse 2 anni fa, Lady Lavender, qualcosa del genere, che sapeva tantissimo di lavanda e mi piaceva un sacco con il liquido viola dentro, questo qui arancione. Ed è molto dolce, molto fresco, meraviglioso, sa di fiori, un po' di agrumi anche mi sembra. Molto buono, io non so descrivere i prodotti, quindi provatelo e fatemi sapere. Voi che sapete fare le recensioni, fatele voi. Poi, canzone dell'estate, ce ne sono state tante, non potrei nominarvene solo una. C'è stata Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari, che è vecchia come canzone, però mi piace, l'ho sentita tantissimo quest'estate. C'è stata la canzone di Baby K, Da 0 a 100, Roma Bangkok, l'avevano rimessa, anche se è vecchia, non è di quest'anno, ma mi piace. Poi altre canzoni, Enrique Iglesias ha fatto una canzone, Football y Rumba, che è buonissima, sì, che è bellissima quella canzone, anche il video dove ballano tutti è bellissimo. E poi altre canzoni anche Francesco Renga, Ti sembra normale, no? Essere normale, qualcosa del genere. Mi piace tantissimo Renga come cantante, poi vabbè. Allora, profumo, borsa, scarpe fatto, palette fatta, canzone dell'estate fatto, acquisto dell'estate. Acquisto dell'estate, ho già comprato d'estate ad agosto delle cose per l'autunno, tra cui questa maglia qui. E anche un'altra maglia, maniche lunghe, che però adesso ce l'ho a lavare, che è a righe, che ho già usato, perché siamo a settembre e uso già le maniche lunghe. Questa qui l'ho comprata insieme all'altra maglia a righe, da Lidl, sempre, dovrebbero farmi la tessera di fedeltà, perché sempre da Lidl compro le cose. Maniche lunghe, bianca,
7 euro mi sembra, o 10 euro, non mi ricordo. Anche un paio di jeans che userò, che vedrete nei vlog quando esco, nei video outfit, se ne farò altri, non lo so. La maglia Lei che l'avete già vista in altri video, quindi mi piace tantissimo la Lei, che mi piacciono tantissimo le maglie del Lidl, e compro sempre tutto da Lidl. Poi, evento dell'estate, sono andata a raccogliere nocciole con i miei genitori, con la mia famiglia, ho fatto un po' di spesa, un po' di acquisti da Lidl, agende, quaderni, ma avete già visto i video spese, video haul prima o dopo di questo video. Sicuramente prima, ho visto dei concerti gratis da seduti senza ballare perché non si può ballare con la mascherina, oh, e basta. Sì, spesa, un po' di concerti gratis all'aperto, di sera, bellissimo. Tanti tributi, uno al chiuso con mia madre, tributo di Ligabue da 0 a 10, tributo dei Pink Floyd, Last Floyd, un altro tributo dei Pink Floyd che però non mi ricordo il nome. C'era anche il tributo di Renato Zero, però non siamo andati a vederlo, ma va bene lo stesso. Walter Farina, peccato, prossimo anno non vado a vederlo perché è bravissimo. Dicono che sia bravissimo. Comunque un po' di concerti gratis, purtroppo non si può ballare, ma io da seduta ballo lo stesso. Poi, un film più visto. Allora, film ne ho visti pochi, a parte Cars, cartoni animati tipo bambina, però vabbè. Ho visto Ciao Darwin, ho visto un film che si chiama Due padri di troppo. E Vacanze, Una vita da camper, entrambi film con Robbie Williams, l'attore, non il cantante, quello che è morto, fantastico, meraviglioso. E basta, direi che l'estate è finita, per fortuna, tantissimo caldo, io non sopporto il caldo, stavo veramente collassando e anche oggi fa ancora un caldo allucinante che non siamo più d'estate, comunque vabbè, basta. Ringrazio Mary per la collaborazione, video lunghissimo, scusate. A presto, ciao!